devo fare un lavoro di baretrauto, praticamente devo cambiare la lampadina di posizione di quest'auto, è una Ford Fiesta. Chiamiamolo problema di questa cosa è che non si riesce a cambiare la lampadina senza smontare tutto il faro, perché praticamente qua dietro lo spazio per poter lavorare è inesistente. Allora, per smontare il faro bisogna svitare questa vite che è presente qui in fondo e questa molletta, qui c'è una molletta nera, è una cosa che va dentro a pressione. Tolti questi tre fermi, c'è ancora sotto, proprio sotto il faro, un gancio. Quindi bisognerà più o meno fare in questo modo, cioè quando avrò staccato le viti, afferrare da questa parte il faro e con molta attenzione tirare prima verso diciamo, il fondo della macchina e poi alzare. Ci vuole, insomma, come posso dire, una certa forza, facendo attenzione di non rompere pezzi, perché poi alla fine è tutta plastica, e quindi bisogna sganciare il faro da questo faro che è attaccato, da questo gancio che è attaccato sotto. Bisogna anche levare, diciamo, prima dello sganciamento, qui c'è non so come chiamarlo, un raccordo dove ci sono i fili elettrici che alimentano il faro, quindi questo va sfilato, qui c'è una specie di molletta da liberare. Per svitare le viti ci vuole un cacciavite a lama piatta, come questo, però ecco, magari anche un po' più largo. Oppure c'è la sua chiave apposta, bisogna proprio vedere la testa della vite. Basta, direi che è tutto qua. Una volta levato, poi dal di sotto o dal di dietro ci sono dei tappi, questi tappi vanno svitati e si procede alla sostituzione della lampada, sia essa lana bagliante piuttosto che la luce di posizione. Niente, adesso lo tolgo e poi dopo vedremo come cambiare la lampadina. Sul fondo del faro troviamo questo blocco, chiamiamolo così, che va svitato. Si toglie e si può accedere al vano dove sono le lampadine dei fari. C'è la lampadina abbaglianti e della luce di posizione. Io quella della luce di posizione l'ho già tirata fuori dal suo alloggiamento con un piccolo cacciavite. Ora si tratta di cambiarla con una nuova. Innesto, baionetta. Ecco. Adesso va rimessa nella sua posizione, quindi inserita e spinta fino in fondo. Vediamo se riesco a farla vedere. Rimonto il tappo, sul tappo ci sono le indicazioni dove farlo girare per aprirlo e chiuderlo e procedo a rimontare il pezzo. Nel caso fosse danneggiata un'altra delle lampadine, qui sulla parte posteriore c'è un altro accesso, tappo di gomma, anche questo va tolto e si carica la lampadina. Adesso vediamo di rimettere tutto a posto. Ok, qui è un po' buio, non si vede molto.
attacchi dopo e ti attacchi uno qua e uno qua. Qui ecco, è attaccato con un molletto, c'è questo gancio qua sul fondo dove va spinto dentro il faro. Vediamo se riesco ad attaccare questa luce da qualche parte. Quindi il faro adesso è agganciato sotto, bisogna rimettere in sede le viti e riattaccare qui praticamente l'alimentazione elettrica. Quindi questa qua semplicemente si inserisce com'era e ora le due viti semplicemente si avvitano. Basso, qua in alto, dopo andranno stretti ovviamente, e qui invece a questa altezza c'è da inserire questa molletta che è un po', insomma, particolare. È una molletta fatta apposta, quindi prima si inserisce questa parte, poi all'interno si inserisce il suo cappello che fa aprire le alette e fa rimanere in sede il tutto quanto. Quindi questo bisogna guardare che sia a posto. Rimetto il suo cappellino specifico dove inserirlo. Giù e chiusa la chiavetta, ha chiuso, quindi di fare è fermo e non si muove più. Lampadina è cambiata, adesso ho toccato dentro. A tutti, un saluto a Matteo, un saluto a Pescio e a tutti gli amici del canale e ci sentiamo più avanti. Grazie, arrivederci, ciao.